un'eredità del valore di più di 2 milioni di euro lasciata con testamento olografo da un uomo di 77 anni al direttore della casa di riposo di cui era ospite. Ma i parenti dell'anziano, sospettando l'imbroglio, poco dopo il decesso hanno presentato una denuncia ai carabinieri e ora la procura di Benevento ha disposto il sequestro preventivo dei beni appartenuti all'anziano. Billo Carbone, 61 anni, il direttore della RSA di Apice e beneficiario del testamento, è ora indagato per circonvenzione di incapace. Siamo in una casa di riposo di Apice, dove il 4 marzo 2022 arriva l'anziano 77enne, un docente in pensione. Secondo i parenti, l'uomo avrebbe scritto di suo pugno un testamento appena un giorno prima del suo ricovero, nominando come unico beneficiario proprio il direttore della RSA. La Guardia di Finanza ha accertato che il patrimonio supera i 2 milioni di euro tra beni e fondi di investimento, oltre a due immobili, entrati nella disponibilità del direttore proprio con la morte del 77enne. Ora tutto sotto sequestro preventivo. I parenti dell'anziano riferiscono che l'uomo, durante i vari incontri nella RSA, sarebbe apparso loro in carrozzina, sempre in stato confusionale, accompagnato dal direttore. Anche durante alcune telefonate, raccontano i parenti, sembrava come rimbambito e non in grado di articolare un discorso logico. Da qui il sospetto che sia stato circuito dal direttore della casa di riposo, ora indagato. Le indagini della procura e l'ascolto di alcuni testimoni hanno evidenziato uno stato di deficienza psichica per cui l'anziano avrebbe assunto dei farmaci. Una successiva consulenza grafologica sul testamento ha certificato che l'anziano professore lo avrebbe scritto sotto dettatura e a più riprese, probabilmente senza comprenderne il significato. Lo scorso luglio la procura ha disposto la resumazione della salma e una successiva autopsia. L'anziano professore non si era mai sposato né aveva avuto figli. Aveva sempre vissuto con suo fratello, anche lui docente. Come mai tutto questo sarebbe avvenuto proprio il giorno prima del suo ingresso nella RSA? Le possiamo fare una domanda, direttore? Il direttore della RSA di Apice, accusato di aver plagiato e raggirato un vecchietto, inducendolo a nominarlo erede universale del suo intero patrimonio, non vuole rilasciare dichiarazioni, sfugge alle telecamere e alle nostre domande. L'accusa che le fanno è molto grave, non ha nulla da dire al riguardo? Proviamo anche a raggiungerlo telefonicamente, ma riaggancia. Pronto? Buongiorno, sono Flamena Leone, una giornalista di Rai 1. Cosa mi avete chiamato? La chiamiamo in merito a questa inchiesta in corso, volevamo sapere... Grazie. Morte naturale o no? Finora è stato impossibile accertare la causa del decesso e quanto sta trapelando in queste ore indiscrezioni secondo le quali l'autopsia effettuata sul corpo dell'anziano il 27 luglio 2023 a seguito della riesumazione non ha fornito certezze perché il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Un mistero. Si indaga, si cerca di capire cosa abbia provocato il decesso del vecchietto il 13 giugno 2022. Certo è che la morte ha lasciato perplessi i cugini. Sapevano che a breve, a brevissimo, l'anziano sarebbe dovuto essere dimesso. Nulla, a detta dei familiari, lasciava presagire un epilogo così tragico. Ma al di là della causa del decesso ancora da definire, la perizia calligrafica ha appurato che il testamento è stato scritto sotto dettatura e non è stato espressione della volontà dell'anziano. Io sono un'ex dipendente di quel lager. A parlare al telefono una ex dipendente della casa di riposo per anziani che ci racconta quanto ha vissuto. Lei lo definisce lager quel posto? Sì, lager perché non era una casa di riposo, era una situazione proprio triste, vedere dei vecchietti abbandonati a loro stessi, riparato loro del pane raffermo qualche giorno prima a colazione e poi a pranzo e a cena, diciamo, era proprio una quantità misera. Il periodo di Natale sono arrivati i familiari a portare pacchi regalo ai vecchietti, ognuno al suo familiare, diciamo, cose che loro non hanno mai visto in realtà. Ho visto delle cose che non volevo vedere, a quel punto ho detto io me ne vado.